Personalizzare pixel se è possibile? Certo che è possibile, adesso scopriamo proprio come farlo. Vediamo le prime qualcosina in più, forse 10 cose da poter fare. Benvenuti amici pantherainews.com a questo nuovo video in cui andremo a vedere come personalizzare Pixel 6 con Android 12 puro. Ci sono molte cose che si possono fare, noi ne vedremo 10 qualcosa in più in realtà che possono aiutarti a personalizzarlo, a rendere la tua esperienza con Android 12 puro migliore. Iniziamo subito perché ci sono tante cose da fare. Come al solito invito a iscrivervi al canale, trovate tutti i riferimenti poi agli altri social nella descrizione del video. Iniziamo. Dunque, cosa puoi fare per personalizzare Pixel 6? Innanzitutto, Android 12 è caratterizzato dal Material U, una serie di nu un nuovo design, diciamo, ma a parte questo, la possibilità di poter modificarne l'aspetto per co cambiare i colori dell'interfaccia del sistema operativo. In modo che corrispondano allo sfondo corrente, ecco, questa è una delle caratteristiche. Nella recensione abbiamo visto anche il fatto che sono cambiate, per esempio, la barra delle notifiche, widget, eccetera. Però parliamo della modifica dello stile. Per cambiare lo stile in modo che corrisponda a quello del sfondo corrente, occorre andare, si può andare sia nelle impostazioni, ma semplicemente andare a premere a lungo su una parte vuota della home page e quindi andare a cliccare qui su sfondo e stile, dove possiamo scegliere appunto, oltre ai colori predefiniti, tra dei colori di base e inoltre, una volta fatta la scelta del colore che preferiamo, si può anche attivare un'altra cosa che però, ed è icone a tema, che però come vedete è segnata come beta. Questo vi porto subito a far vedere cosa succede. Sono cambiate appunto tutte le icone, non tutte, ma quelle, diciamo, oltre quelle di Google, naturalmente, poche altre, perché non tutte le app si sono adeguate al Material U. Se andiamo a vedere nell'app drawer le classiche icone. Invece, per quanto riguarda l'aspetto delle app sulla home page, invece vanno a modificarsi. Come detto, per arrivare a sfondo stile, l'unico modo non è quello di effettuare un tap lungo, una pressione prolungata sulla parte vuota di display, basta andare anche in impostazioni e cercare sfondo e stile, c'è proprio una voce del tema che si chiama in questo modo. Quindi possiamo decidere se attivare o meno le icone, ve le rifaccio rivedere così notate la differenza, ma penso che è abbastanza intuibile la cosa. Qui troviamo anche la possibilità di attivare il tema scuro, come vedete, e così lo lascio scuro così attraverso il video si può vedere anche meglio. Oltre questo è possibile andare poi in display dove troviamo tutta una serie di funzioni, ovviamente caratteristiche legate al display, naturalmente. Ma abbiamo la possibilità di attivare o disattivare la luminosità adattiva perché a non tutti piace questa funzione. Ma oltre questo, abbiamo la schermata di blocco dove possiamo decidere quale testo inserire sulla schermata di blocco. Possiamo decidere di mostrare il portafoglio sempre sulla schermata di blocco, mostrare i controlli. Now Playing, sono arrivato qui anche per questo. Now Playing identifica i brani in riproduzione nelle vicinanze. Se lo attivi, ti fornisce tutta una serie, cioè praticamente è la versione di Google, o se vogliamo di Android 12, di Shazam, la famosa app che individua i brani ascoltandoli. Se attivi questa funzione, Android 12, o meglio Pixel 6, ti consente di riconoscere tutti i brani che vengono percepiti anche ovviamente nelle vicinanze. E poi qui sempre troviamo anche la cronologia di Now Playing. Come vedi, ci sono tutti i brani che ha riconosciuto il Pixel 6 ascoltati magari o attraverso anche per esempio le pubblicità o ascoltato con altri mezzi, diciamo, oltre allo smartphone, su PC, insomma,
ovunque, da qualunque fonti esse arrivino, il Pixel 6 le individua immediatamente. Quindi se ascolti per esempio un brano musicale di una pubblicità, di uno spot che ti piace e non hai bisogno di andare lì a correre a cercare lo smartphone per attivare l'app, ma lo fa in automatico il Pixel 6. E te le mostra anche sulla schermata di blocco, così immediatamente non hai neanche bisogno di sbloccare il dispositivo. Qui abbiamo anche la possibilità di scegliere i tempi di spegnimento del display, perché dopo 15 o 30 secondi potrebbero essere troppo poche, quindi possiamo scegliere. Abbiamo la possibilità di attivare anche schermo vigile, così che se lo stai utilizzando, guardando, leggendo l'articolo relativo a questo video su Pantera News, non si va a disattivare il display. Anche qui abbiamo la possibilità di attivare il tema scuro, non solo in stile e sfondo, la possibilità di variare la dimensione dei caratteri, così che si possano aumentare. Infatti io faccio sempre questa operazione e in genere quando parlo di personalizzazione faccio vedere sempre perché comunque abbiamo display con gli smartphone, ora abbiamo display enormi, quindi perché guardare sempre con caratteri minuscoli? E qui abbiamo anche la possibilità di attivare la luminosità notturna in modo tale che la possiamo attivare anche tramite pianificazione. Quindi dal tramonto all'alba o secondo nostre esigenze particolari, luminosità notturna in modo tale che la luce si vada, se non utilizza ad esempio lo schermo nero, ma in ogni caso si vada ad attivare questa funzione che consente di ridurre le luci blu e quindi di affaticare meno gli occhi. E veniamo ad un'altra funzione molto interessante relativa ai colori, che è appunto colori. Abbiamo tre possibilità di scelta: naturali, migliorati o adattivi. Diciamo adattivi, appunto, la parola definisce già la funzione, è autoesplicativa. Si adatta alle varie situazioni di utilizzo e di luminosità in cui ci troviamo. Migliorati invece va a potenziare i colori, cioè tende a caricarli un pochettino di più. Qui abbiamo i soliti, se conoscete già questa funzione anche su altri dispositivi, abbiamo anche la possibilità di vedere poi la variazione in base alla scelta effettuata. Se andiamo a effettuare il cambiamento da naturali ad attivi, come vedete c'è un maggiore carico dei colori rispetto a naturali. Io ho scelto adattivi perché mi trovo meglio così. Poi abbiamo la possibilità di attivare la rotazione dello schermo. Questa vi sembrerà forse una cosa strana, ma non è attivata di default. Quindi quando si accende per la prima volta il Pixel 6, la rotazione dello schermo non è automatica. Quando se stiamo guardando ad esempio un video di YouTube e ruotiamo il dispositivo perché vogliamo vedere magari il video in landscape, quindi in orizzontale, che se è per capirci, appare un'icona, un'iconcina piccolina che ci chiede, dobbiamo premere per far ruotare il video. Quindi ci viene chiesto: vuoi ruotare il video? E tu clicchi sull'iconcina e il video ruota. Se vuoi evitare questa rottura di scatole, vai in impostazioni display, scorri fino a altri controlli display, vai in rotazione automatica e attivi la rotazione automatica, ma non solo. Puoi attivare, e ti consiglio di farlo, anche attiva riconoscimento facciale. Questa funzione serve per migliorare utilizzando la fotocamera anteriore, lo dice anche qui chiaramente, consente di migliorare questa funzionalità perché magari non sempre potrebbe, il dispositivo non sempre magari ruota l'immagine, il video, quello che stiamo insomma facendo in quel momento sul dispositivo in modo automatico o immediato. Poi abbiamo la display fluido, qui lo chiama così Google, abbiamo la possibilità di utilizzare la frequenza di aggiornamento massima a 90 Hz. Sul Pixel 6, su Pixel 6 Pro invece arriva a 120. Qui abbiamo la possibilità quindi di attivare la frequenza 90 Hz per alcuni contenuti, anche qui viene spiegato per alcuni contenuti, anche se questa caratteristica aumenta il consumo della batteria. Poi abbiamo la possibilità di aumentare la sensibilità al tocco se vengono utilizzate
delle protezioni dello schermo. Rimaniamo nelle impostazioni perché qui abbiamo anche un'altra voce, vi porto direttamente perché è ricca di impostazioni di funzionalità, che è sistema. In sistema ci sono un bel po' di cose da vedere. La prima è traduzione dal vivo. Qui io ho scelto inglese, ma ovviamente basta leggere, aggiungi lingua, una lingua, per poter aggiungere tutte le lingue che vogliamo, ovviamente tutte quelle che il traduttore di Google, Google Translate, permette di tradurre, e sono un bel po' più di 100. Dicevo, traduzione dal vivo è una funzione che puoi utilizzare su tutte le app di Pixel 6, inclusi i messaggi di testo in arrivo, i video registrati in una lingua straniera, insomma, un po' tutte le app. E che cosa significa? Che traduce appunto dal vivo le lingue selezionate, per esempio se io parlo in italiano può tradurre in inglese, oppure se parlo in inglese viene tradotto in italiano. Dico parlo perché appunto questa funzione consente di tradurre in inglese, questa è la traduzione dal vivo, appunto è live translate, proprio consente attraverso il microfono di tradurre ciò che un interlocutore sta dicendo. Magari durante un viaggio ci troviamo in un paese di cui non conosciamo la lingua e chiediamo informazioni. Il Pixel 6 consente di effettuare la traduzione simultanea. E oltre, ovviamente, come detto, anche tramite le app, che se guardiamo un video in inglese, se non ci sono i sottotitoli in italiano, perché ho in inglese o comunque un'altra lingua, se non ci sono i sottotitoli in italiano perché non sono disponibili per tutti i video in lingua straniera, possiamo utilizzare questa funzione per tradurli. Funzione che si può attivare anche tramite Hey Google, attiva la modalità interprete quando l'assistente virtuale è attivo. Poi, sempre in sistema, dove abbiamo la possibilità anche di effettuare vari backup, troviamo gli aggiornamenti di sistema, se vogliamo andarli a cercare, eccetera. Dicevo, qui le opzioni di ripristino, la possibilità di attivare utenti multipli, eccetera. Abbiamo anche la funzione, questa voce gesti, che sembra messa lì un po' a caso, ma in realtà anche qui troviamo un bel po' di funzionalità di Google. Quali sono queste funzionalità? La prima è tocco rapido. Se leggi screenshot non ti preoccupare perché in realtà è quella che ho scelto io, ma ce ne sono altre. Infatti, se andiamo a cliccare, le attiviamo, c'è cioè l'animazione che già mostra cosa è possibile fare. In pratica, con un doppio tocco nella parte posteriore, viene effettuato uno screenshot, ovvero viene effettuata un'operazione, quale? Quella di poter acquisire uno screenshot, accedere all'assistente virtuale, insomma, tutte quelle presenti, oppure si può andare a scegliere addirittura un'applicazione. Vogliamo far partire un gioco, la calcolatrice, ad esempio, che pure potrebbe essere utile. Vogliamo far partire il browser così che ad effettuare una ricerca, insomma, un po' quello che ci pare. Io ho attivato quella della screenshot giusto per fare qualche prova per vedere se la funzionalità è utile o meno, e devo dire sì, che è molto comoda. E c'è anche la possibilità di attivare i richiedi e tocchi più precisi in modo che venga utilizzata in modo più efficace. Devo dire che c'è anche il fatto che anche se utilizzi una cover, se te lo stai chiedendo, funziona. Naturalmente questo vale per le cover ufficiali di Google, quindi non so se funziona anche con le altre. Dovrebbe, però su questo non ho assolutamente la certezza. Poi apri rapidamente la fotocamera con un doppio tocco sul tasto di accensione e spegnimento, che ormai è diventato, si chiama così per abitudine, ma è diventato un tasto multifunzione in realtà. Come vedete c'è anche l'animazione che lo spiega. Poi cambia fotocamera per modalità selfie. Anche qui abbiamo la possibilità di aprire la fotocamera, una volta aperta la fotocamera, di utilizzare sempre il tasto multifunzione, cioè il tasto di accensione e spegnimento, per effettuare il cambio della fotocamera in maniera tenendolo in mano, chiaramente. Apriamo la fotocamera. Effettuiamo un doppio tocco sul tasto di accensione, diciamo, anche questa è una funzione secondo me utile. Poi, per la navigazione di sistema,
Il Pixel 6 arriva con di default i gesti, l'utilizzo dei gesti, però se non li ami, insomma, o vuoi in ogni caso comunque attivare la navigazione a tre pulsanti, sappi che devi venire qui e attivarla. Ed eccoli qui che compaiono i gesti. Qui abbiamo poi un'altra serie di funzionalità che anche queste non sono attive di default, bisogna attivarle, quindi tocca per attivare, nel senso che se il display, il dispositivo è in standby e per attivarlo, come vedete, se io vado a, per esempio a cliccare qui, vabbè, ora l'ho toccato quindi si è attivato, il sensore di impronte digitali non si attiva, devo prima toccare il display, ecco si è attivato e poi vado a poterlo sbloccare tramite l'impronta. Solleva per attivare, anche questa è la stessa funzione praticamente che ho spiegato adesso, solo che funziona quando lo si attiva. E modalità one hand, in pratica consente con uno scorrimento verso il basso o di effettuare sullo schermo, ovviamente sul display, o di effettuare lo scorrimento della barra delle notifiche che io trovo molto comoda con i dispositivi molto ampi, oppure abbiamo la possibilità di ridurre l'interfaccia di Android 12. Si effettua con un gesto tenendo premuto verso il basso. Quello sul tasto, diciamo, centrale virtuale presente, come vedi, è possibile effettuare questa operazione. È possibile anche attivare quest'altra modalità che attiva una scorciatoia in modo tale che l'interfaccia si riduca in maniera immediata. Oppure, appunto, dicevo, per mostrare le notifiche. Inoltre abbiamo la modalità shh, silenzio, non lo dite in giro. Che è la modalità per non disturbare, in poche parole. E infine tieni premuto il tasto di accensione. Cosa significa? Tieni premuto il tasto di accensione per attivare l'assistente virtuale. Diciamo che in sistema e quindi in gesti ci sono davvero tante funzioni che si possono attivare e utilizzare. Quella che adesso andremo a vedere invece non riguarda le impostazioni, ma la fotocamera. Per utilizzarla ci sono, allora, innanzitutto tante modalità, basta andare appunto a scorrere sulla barra in basso, andare in modalità per attivare le varie funzioni, ma se andiamo a scorrere dall'altra parte abbiamo un movimento dove troviamo due possibili modalità, che è il panning e l'esposizione lunga. Che cosa sono queste due funzioni della fotocamera? Allora, il panning mantiene a fuoco un oggetto in movimento, cioè se stai ad esempio registrando un gabbiano che vola o una persona che corre, ecco, quell'oggetto rimane sempre a fuoco, mentre lo sfondo è sfocato. Invece, esposizione lunga sfoca, fa esattamente la cosa opposta, sfoca l'oggetto in movimento e mantiene nitido invece tutto il resto. Ora non si vede, però quando si attiva, si passa a questa modalità la prima volta, c'è anche un'animazione che spiega in dettaglio come funziona questo, vabbè, quello che ho detto, vi ho detto praticamente, ti ho detto adesso. Un'altra caratteristica interessante di Pixel 6 è quella che consente di rivedere le notifiche, cioè mantiene una cronologia delle notifiche. Per anche questa, per poterla utilizzare, bisogna una funzione che va attivata. Anche qui bisogna andare in impostazioni, quindi in notifiche e quindi cronologia delle notifiche. Come vedi, è attivata e quindi ho tutte le notifiche. Cioè, cerco di non farvi vedere, ma per privacy, le notifiche anche dei messaggi ricevuti. Anche questo, ripeto, se ti perdi, cioè arriva una notifica e la elimini perché in quel momento no, ti dà fastidio, ti rompi, insomma, non puoi controllarla. In questo modo ti puoi andare a rivedere tutte le notifiche ricevute. Un'altra cosa da controllare è l'hub di sicurezza. Nelle impostazioni andiamo in sicurezza.
qui, da non confondere con sicurezza ed emergenza, andiamo in sicurezza dove c'è scritto blocco schermo e abbiamo praticamente un hub di sicurezza centrale a cui praticamente puoi controllare tutto il dispositivo e non solo il dispositivo, ma anche i tuoi altri account. Non ti preoccupate, non ti preoccupare, non è un problema questo relativo ai miei dispositivi dove non ho il blocco schermo perché non lo utilizzo. E quindi dicevo, tieni traccia di tutti i tuoi account, di tutte le app presenti qui o su altri dispositivi. Insomma, è bene conoscerlo per tenere sotto controllo la sicurezza dei propri dispositivi, non solo del Pixel 6, ma tutti quelli collegati ad un account Google. Qui, tra l'altro, è anche dove è possibile aggiungere le impronte digitali. Io ne ho inserite tre, ma se ne possono inserire anche altre. Con questo è tutto, anche con il Pixel 6 che adesso saluteremo. Quale sarà il prossimo dispositivo che andrò a recensire? Chi lo sa, me lo vuoi dire tu nei commenti? Vuoi chiedere qualche smartphone in particolare? Beh, scrivimelo e io vedrò di accontentarti. Vi invito a iscrivervi al canale, a iscrivervi agli altri social, c'è anche il canale Telegram delle offerte dove è possibile trovare un po' di tutto. E ribadisco ancora una volta, trovate tutte le informazioni nella descrizione del video qui in basso. Ciao da Gianni Fiore per Pantarenius.com.